Ragazzi, per quanto riguarda l'appostamento, vi dico una cosa. Potete avere il mimetismo più bello del mio, più bello di Massimo Forchetta, più bello di Santino Costante. Santino Costante, non so se lo conoscete, è l'amico mio. Tipo Tatiana, l'amica mia con la grassa. Chi Tatiana è l'amica mia quella grassa! È talmente grassa che una volta la bilancia se stava avvicinata gli ha detto che intenzioni c'hai te! Santino Costante è l'amico mio quello magro. Potete avere il mimetismo più bello del mondo, ma se sbagliate l'appostamento non otterrete nulla. È come se andate giù là e gli tirate ai pesci un cartellone su con su scritto: se ti avvicini ti rompo il culo. Ti spacco il culo, Non si avvicineranno mai se sbagliate l'appostamento, ragazzi. Oggi andremo a vedere due o tre appostamenti di quelli eccezionali per la mia esperienza che vi faranno completamente scomparire. Un appostamento per risultare efficace deve presentare determinate caratteristiche. Lo scopo è quello di scomparire dagli occhi dei pesci e per far ciò dobbiamo ridurre al minimo la mole del nostro corpo mostrando una porzione più piccola possibile. È necessario quindi mantenere un profilo basso e le pinne assolutamente giù. Io sono alto 1,85 m, eppure come potete vedere mi sono ridimensionato parecchio. Pescando nel basso fondo è importantissimo effettuare una capovolta rapida per occultarsi alla vista dei pesci e un ruolo fondamentale lo occupa il braccio libero. Nel mio caso, come potete vedere, il braccio sinistro, perché serve per aggrapparsi, mandare giù il corpo rapidamente e abbassare le pinne, mantenendo una posizione stabile sul fondo. Qui in questa scena sto facendo un'autoripresa, non è un appostamento vero e proprio, ma è giusto per farvi capire come il mio braccio sinistro parte per primo durante la capovolta come se fosse un gancio. Tra tutti gli appostamenti ce ne sono due che prediligo maggiormente, perché ho potuto constatare che sono molto più efficaci degli altri. Il primo, quello in cui inserisco la testa in mezzo a due scogli, nascondendo totalmente il corpo e occultandomi maggiormente tenendo il sole dietro le spalle. Mentre il secondo, altrettanto efficace, è quello in cui sfrutto le zone d'ombra offerte dagli scogli. Sono piccoli e semplici passaggi, ma se tutto viene fatto bene, potete realmente diventare invisibili. Se ce l'ho fatta io, ce la puoi far già.
facendo mi ritiene un animale. E solo allora, quando diventerai invisibile, potranno guardare verso di te e non vederti. E anche questo secondo capitolo della serie Principianti alla riscossa è terminato. Un ringraziamento particolare va al carissimo amico Santino Costante per questa bellissima maglietta. Guardate che bella, raga. Mimetismo estremo, predatori invisibili. Quello che abbiamo appena visto, no? Ma vi è piaciuto il video, ragazzi? 4 sì! E allora, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, così ci divertiremo assieme. Buon mare a tutti e alla prossima! Ciao!